nei manifesti c'è l'albo d'oro, hanno un sapore Da particolare anche prestigio. per, sì, anche per gli atleti, anche per atleti di questo livello che durante l'anno conquistano sicuramente più di un successo. Ma il rivedersi sull'albo d'oro ha un sapore particolare, Molto sì, particolare. dà sicuramente un valore aggiunto alla vittoria di una gara. Qualcosina in più rispetto alle altre gare, magari che per Certamente, esigenze di spazio o altre ragioni certamente. non Ma pubblicano l'albo credo d'oro. più per problemi di organizzazione o a volte per superficialità, non dico Sì. trascuratezza, ma per superficialità, perché gare di questo livello meritano sicuramente Sempre sempre un palmare su un un albo d'oro. palmarès. Sì. Sì. Mi va, tra virgolette, mi vanto di aver ricostruito e poi almeno da 20 anni a questa parte e poi inserito sul manifesto programma della Coppa Città dell'Aquila. La prima edizione è del 1957 e Addirittura. sono riuscito a ritrovare la foto della premiazione di questa prima Coppa Città dell'Aquila e ogni anno la esponiamo quando c'è in occasione di questa manifestazione. È un Sì. piacere sicuramente vedere anche nelle varie bocciofile, come qui a Corridonia, con delle foto appese al muro per ogni edizione Sì, è di una gara cosa organizzata. È bellissima. sicuramente un piacere e dà prestigio, dà prestigio e dà quel senso di storicità che ogni bocciofila Ma dà il dovrebbe senso della avvalorare. memoria, Sì. dal senso della memoria che è importantissimo per proiettarsi nel futuro, perché Esattamente, esattamente. Mai se non scordarsi abbiamo del passato passato. non possiamo avere anche futuro. Significherebbe Sicuramente. vivere alla giornata. Certo. Quindi se Adesso abbiamo ci gustiamo questa partita. queste battute iniziali della partita. Io ho dato un input a Giuliano e ho detto massacralo, Direttamente parlando. boccisticamente parlando, devo dire che Mirko non mi è sembrato convintissimo di farselo fare, insomma, Nemmeno io quindi dico che. stiamo a vedere. È vero, vero è che Mirko è uscito fuori da una serie di partite, insomma, con uno svolgimento A partire dalla incredibile, quarta con Marco partita con Cesini, Cesini. poi l'altra con Porrozzi e poi questa con Qualcuno, Patrignani. in effetti qualcuno sulla chat, subito dopo che Savoretti ha vinto contro Marco Cesini, e mi pare sia Vittorio, tra l'altro abruzzese Altro anche lui, che mitico Vittorio. Vittorio aveva sottolineato adesso vincerà la gara. E invece ha sbagliato, probabilmente si sbaglierà. Non lo so, però Ma ecco, diciamo che in finale ci è arrivata. Vittorio è uno che ci vede, Hai l'occhio lungo, eh? come si Vittorio è dice, uno che ci vede, sì, a buon difatti intenditore. sono anni che lo corteggiamo per farlo venire da noi, All'Aquila. sì, all'Aquila. Non come giocatore, per carità, Dio ci salvi, ma sì, avevamo detto che una terna composta da me, lui e Casturà sarebbe imbattibile in Ah tutte beh. le categorie, in tutti i livelli. Con Francesco direttamente coinvolto Assolutamente, da giocatore, da sì, parlo da giocatore. giocatore. Naturalmente con qualche time out uscita dal campo per cambiare Però Dino, l'inquadratura. giusto per fare una piccolissima digressione, io prima ho detto a Giuliano che c'è una società del comitato di Ancona che veste la casacca giallo-nera che sta facendo la corte a Francesco Casturà per vederlo nelle sue file nel prossimo campionato di categoria B. Ne sai qualcosa? No, sinceramente no. Mi dispiacerebbe questa cosa perché. Dino, e sono 2 anni che non gioco, tu. Pensa come stanno messi questi ad Ancona. E allora questa cosa mi conforta per il prossimo campionato, insomma. Oh, abbiamo visto adesso che Stimiamo tanto Marco, ma queste cose ci fanno cadere nella stima. No, non è Marco il fautore di Ah, questo ecco contatto. perché lui lo È conosce qualcuno bene. di livello molto inferiore, però ecco, diciamo che Va bene, Marco è d'accordo, sì. prima di ritornare Alla alla partita. partita, Marco è d'accordo, ma no, scusate, Marco è d'accordo, ma il vitto è a carico di chi è? E Non so se questo sarà d'accordo il cassiere dell'Ancona non 2000. penso, no, conoscendo Marco, sì, Francesco ha una grande fama di Sì, non è mangiature. una fama, ma io Ha fame più che fa. posso assicurarvi che è una meritatissima. E torniamo un attimo alle bocce, Sì. sì, perché insomma, il cazzeggio è bello quando lo Quando è limitiamo. corto, esatto. E un attimo alle bocce per dire: vediamo questa bocciata.
colpisce Giuliano, bene sì, ma si ostina a fare un dei punto. tiri che non gli servono, secondo me, nel No. senso la sua forza deve essere la continuità, perché lì è più forte anche di Mirko in Per questo mettere il caso, secondo punto. e non correre questi rischi, magari rischiare di vendere il punto. Giusto. E torno a quello che stavi dicendo inizialmente per dirti che di passettini in avanti rispetto alla classifica ne ha fatti già due Sì. e non un piccolo Non un passettino. piccolo gioco. E questo che sta provando a fare adesso sarebbe il terzo. E ora, quindi la classifica ad ora è Giuliano 11 punti avanti a Paolo Signorini, e con la possibilità di portarsi a 12, io lo spero vivamente. E a quel punto, con 12 su, abbiamo fatto il conto su una su 5, 10, 18, insomma, staremmo È un un buon pelino più, margine. sì, un buon margine, un pelino più tranquilli, quindi speriamo che veramente possano diventare 12 punti di vantaggio rispetto alla classifica. Mentre mi pare di capire che Mirko vincendo, o addirittura no, già così sarebbe pari a Alfonso Nanni. Secondo? Sì, Terzo? terzo, perché era 2 punti dietro, credo, in classifica, insomma, mi pare di ricordare. Anzi, ricordo con certezza 170, 161, 156, 154. Quindi già così Mirko Raggiunge Nanni. raggiunge Nanni al terzo posto, ma ha sempre questo handicap di essere più vecchio, Ah, quindi beh, certo. sarebbe in realtà ancora quarto. E quindi comunque gli auguro per adesso di restare terzo e quarto essendo il più vecchio. Quindi non Sì, sono avrà modo di vincerne il prossimo anno, insomma, sicuramente. di partite. Dunque, Va bene, 1-0 per Giuliano 1-0 Di Giuliano, sì. Nicola, sì. Al tiro Savoretti, colpisce, scarica il pallino, un rimpallo che comunque non lo penalizza perché vediamo che la sua boccia segue la traiettoria del pallino. Adesso qui Dino cosa faresti? Beh, io credo che quello che farei io è quello che farà Giuliano, tirerà la sua Sotto la boccia tavola? sotto la tavola, sì. Effettivamente il gioco c'è. Magari venendo a vedere prima il gioco, perché magari altrimenti rimane difficile da valutare. Oppure anche la boccia del punto, perché potrebbe avvicinare. Ma vediamo, secondo me tira quella sotto tavola. Sì, dalla parte opposta c'è un'altra boccia, quindi anche se scarica il pallino, Sicuramente ha tirato quella tira sotto da tavola. sotto tavola. In Ecco qui, effetti. insomma, voglio dire, è andata non bene, ma benissimo, devo Benissimo, dire. 2 punti, uno credo una 50, 60 circa. Anche se quello è il lato del campo in cui, Esce da diciamo, uno. si esce, la boccia può avvicinarsi più facilmente. Sì. Però devi indovinare la forza, devo dire che non deve essere semplicissimo, stando a quello che abbiamo visto. Sarà forzatamente un commento da parte mia di parte, assolutamente di parte, e quindi ben Sì. vengano tutti gli scarichi a favore di Giuliano e ben vengano tutti quelli A a sfavore favore di di Mirko. sì, di Quindi Mirko. così abbiamo data come premessa questa cosa, quindi toccherà a te bilanciare dall'altra Io parte adesso. devo bilanciare, sì, devo riportare un po' di equilibrio. Il che è un ruolo che, non so, mi fa un po' strano a me. Però vediamo che Mirko con questa boccia sembra ben Adesso si direzionata. mette a giocare benissimo, Sì, improvvisa sì, sì. naturalmente. Prende il punto. Non era facile. Giuliano tira la boccia del punto. E colpisce benissimo. Mette a terra uno, forse 2 punti. Adesso Sì, forse due. bisogna vedere. 2 punti, dice l'arbitro. Mirko viene a visionare il gioco. Viene a visionare il gioco. Effettivamente il gioco così come messo risulta essere intricato. O tira il punto o il secondo punto. Adesso vediamo cosa decide di fare. Ci può stare anche la boccia del punto. Allora, vediamo cosa decide. Secondo punto, quindi secondo punto dovrebbe essere bersaglio con il terzo che è la sua boccia. Se colpisce la sua boccia, potrebbe far gioco. E in effetti colpisce la sua,
che però esce e sembra che il punto sia rimasto, sì, di Sì. Giuliano. 2-0 per Di Nicola dopo due tornate. C'è in chat Franco B35, che tutti sappiamo chi è, e lo salutiamo, il È un quale onore avere. assolutamente, ma il quale continua a suggerirmi di non mischiarmi nelle questioni tecniche e nei campi, perché i giocatori ne capiscono più di me, e di questo sono assolutamente certo. Ma se stiamo qua, qualcosa, le nostre Dobbiamo dire. considerazioni non le dobbiamo fare, e ce ne assumiamo le responsabilità. Poi, Certamente. quando vediamo che a volte sono anche, non è detto che i giocatori, perché tirano meglio le bocce rispetto a noi, magari stando da fuori è vero che è pure semplificato il compito, Sicuramente. ma magari siamo noi quelli che abbiamo ragione in qualche piccola circostanza. Per noi la soddisfazione è ancora maggiore, Certo. e poi, se abbiamo sbagliato, ben vengano le sue critiche, insomma, senza problemi. Assolutamente, sono d'accordo con te, Dino, Però io sicuramente. l'ho visto l'altra settimana giocare nella terna di A, A Osimo, e sì, nel palazzetto, al sì, Baldinelli, sì. Comandava. l'ho visto, e forse serviva un tecnico fuori che gli suggeriva a tutta la terna il gioco da fare, perché hanno perso immeritatamente una partita con la terna di Roma, che poi ha fatto la finale, e probabilmente anche per quei pochi tiri che ho potuto vedere, anche per qualche scelta Tecnica sbagliata, tecnica sbagliata. Quindi contestabile. Frank, un saluto carissimo, ma sappi che nella vita è tutto opinabile, quindi quello che ci contesti noi lo accettiamo Assolutamente, tranquillamente. serenamente, assumendoci la responsabilità, perché effettivamente noi siamo qui, non siamo campioni, io parlo perlomeno per me, io mi considero amatore del gioco delle bocce e nulla di più, quindi cerchiamo di dare dei pareri, delle osservazioni sulla base di quello che noi conosciamo, quindi con Beh, io tutti. Infatti, insomma sono il tecnico campione d'Italia negli ultimi 2 anni, il campione di Serie A, ti ricordo? io ho sottolineato io sono di No, io livello sono di livello, tu superiore. come atleta sono di livello, non so, pari o inferiore al tuo, ma come tecnico, cavolo, Nulla si può quindi, dire. Franco, rispettami Come come tecnico, tecnico. anche perché noi avevamo la stessa squadra anche prima che io cominciassi a fare il tecnico, e non avevamo vinto, quindi probabilmente Hai qualche minimo esperienza, apporto l'hai dato. l'avrò dato anch'io. Assolutamente. Imbeccato soprattutto da Francesco Casturà, devo dire la verità. Tantissimo. Ti ha aiutato? È perché Tantissimo, no, e non sto scherzando. Adesso sono contento che lui non sente, perché Francesco è un conoscitore di bocce. tanti, sì, tantissimo, non sto scherzando, No, no, è vero. e a volte con dei suggerimenti, ma non in campo durante la partita, di carattere generale su Su aspetti aspetti. delle bocce che poi vanno a incidere poi nel risultato in campo. E molte altre volte invece, confortandomi. Ogni volta che ci siamo confrontati, ogni volta o spesse volte quando ci confrontavamo, quando io chiedevo un Un parere. consiglio, una visione che andasse oltre quella che era la mia visione, perché solo da parte di una persona può essere, Certo. ci possono essere dei convincimenti, dei preconcetti. Quindi sono serio in questo momento, come raramente sono, per dire che un pezzetto, ma non pe piccolo piccolo piccolo, di questi due campionati, e anche di Francesco Castura. Ripeto, mi allaccio a quello che tu hai appena detto, io lo considero veramente un grande conoscitore del mondo delle bocce e quindi credo che possa apportare dei miglioramenti ovunque lui vada. Dopo fra ci paghi, ovviamente dopo questa sviolinata. Però ha già detto che ci offre il buffet poi Sì, a fine gara. questo è vero, questo è vero, Quindi questa è quindi una notizia da. lo Non riconosciamo. riesco ancora a capire il perché, ma più volte mi ha detto a fine gara ti offro il buffet. Non Lo so so, perché. qualcosa sotto c'è, però ritornando alla partita, Sì, siamo vediamo che sì, 2-0 Sauretti ancora. ha finito le bocce. Tira la sua piano, la tocca, quel tanto che forse basta a fare 2 punti? Forse no. Forse no, ecco, adesso forse il gioco poteva farlo perché era meno rischioso. Sì.
Il pallino è misura. staccato Ricordiamo che sono abbastanza da fondocampo. sul punteggio di 2-0 per Giuliano Di Nicola. 3-0 con il punto fatto adesso, sta misurando per un È solo 3-0. 3-0, quindi un punto solo. Sì, è un peccato perché. Poi ha fatto una gran bella giocata. Sì, però un Tiro rallentato. tiro. Tre tiri da un punto Sì. sono pochi. Due volte Sì. con due bocce in mano potevano essere di più. Sì. Aveva E perso prima qualche boccia tutti, facile sì. Esatto, con Agostini e poi rischiavano di diventare decisive perché insomma poi. bisogna essere obiettivi. Prima è stato sfortunatissimo Agostini Sì. almeno nelle ultime due L'ultimo tirate. tiro, proprio Diciamo, l'ultima non boccia tanto la tirata. penultima in cui effettivamente ha sbagliato, insomma, ha sbagliato le bocce, però nell'ultima è stato Nell'ultima ha sfortunato. sfortunatissimo. Un Bastava vizio, un pelo di boccia avrebbe vinto lui, mezzo ha preso centimetro. mezzo pallino, non solo Ha non ha lasciato vinto, ma ha partita. dato partita all'avversario. Insomma, voglio dire, quella è sfortuna vera. Quella è Ah, sfortuna vera. Mirkosta ha sbagliato un bersaglio aperto e anche di tanto. Forse che sia stanco, Dino, ci può stare. Ma guarda, non lo so se è stanchezza, ma dobbiamo dire Mirko non ha brillato durante tutto il No. pomeriggio, ma magari poi ci smentisce anche in questa e vince pure questa, E ne perché esce poi lui è brillante colpito per Mirko. farli, sì. Però non ha brillato tutto il pomeriggio, maggior merito suo perché sta giocando la finale, Nonostante non abbia nonostante, sì, giocato ai suoi livelli nonostante. abituali, ecco. Adesso Ecco qui, colpisce subito pallino fuori. recupera, annulla Sì. la giocata. Franco insiste. Dicendo in chat dice che non è facile accostare a fondo campo, in effetti è quello che abbiamo Sì. verificato in tutte queste partite e giustificando anche i giochi che si sono visti. Ah, Spesso si è visto certo. tirare la boccia corta, quindi sperare un po' nella fortuna, comunque è un gioco non anche quando c'era spazio effettivamente, quando c'era spazio, proprio perché non è facile accostare a fondo Ma terreno. guarda, voglio rispondere simpaticamente a Franco su questa cosa. Noi l'abbiamo capito bene che non è facile Sì. accostare al centrocampo. Allora, per esempio, se facciamo riferimento al tiro precedente, dico come la vedo io. Proprio perché è difficile, Giuliano aveva due bocce in mano, avrebbe dovuto tirare prima. Con la Sì, a terza un'altra boccia, di quella quindi. che teneva laterale, proprio perché era evidente la difficoltà di poter entrare lì, oppure aprire il gioco su quelle di Mirko Sul con due bocce secondo e in mano terzo sotto punto, tavola. Sì. sì. Quindi è proprio, sono talmente d'accordo con lui che dico che avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso piuttosto che andare a punto. Effettivamente, sì, dice Pancalo che ci è venuto a trovare prima e gentilmente ci ha offerto i gelati, quindi lo ringraziamo pubblicamente. Io Dino non lo no, ringrazio no, perché Dino non ti ringrazio perché a me non l'ha effettivamente non l'ha offerto. offerto, però il sottoscritto Francesco e Leo è stato buonissimo, Avanzo un vogliamo. gelato allora. Sì, Dino valsa un gelato, Pancalo. Noi ti ringraziamo e lui perché concordava sulla tua analisi appena fatta, conosce i Certo. campi e effettivamente. Non so se è arrivato il risultato definitivo finale di Napoli. Se qualcuno magari lo Sì, sa. chiediamo effettivamente a chi sa qualcosa in merito, chi ha vinto il circuito a Napoli. Se i nostri amici. Sì, qualcuno dice, era dentro sia Pasquale che Giuseppe Ah. D'Alterio e Alfonso Mauro. Il quarto non lo conoscevamo, però non sappiamo come sia andata a finire, ecco. Allora, Giuliano, dopo due bocce messe molto vicino al pallino, posiziona questa intorno ai 70 più o meno. Mirko non decide di bocciare, ma va all'accosto. Ha fatto due belle bocciate, uno con una è rimasto dentro di sottomano, con l'altra ha portato via la boccia di sopra mano per coprire la tavola di fondo. Sì, c'è spazio Sì, 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 effettivamente, sì. c'è spazio. Tira bene, è ben indirizzata. Sì, Mirko ha
alzato il livello del punto dalla seconda parte della semifinale, Sì. anche in alcuni momenti in cui non raccoglieva, ma ha cominciato Andare ad vicino. andare vicino, sì. Poi sì, credo, anche se ritorniamo un attimo a quella semifinale, la seguivamo, io ero sul campo, la seguivamo con le riprese, la semifinale tra Mirko Di e... Mirko Savoretti no, No, abbiamo ok. visto solo l'ultima, proprio Allora, l'ultima boccia tirata. non, è inutile parlarne perché c'è stata Eravamo. una situazione, una scelta di soprattutto su un vantaggio che non ho condiviso Di da sud, Patrignani. sì, di Parregnani e probabilmente l'ha portato poi a perdere la partita. Addirittura. Sì. Abbiamo visto che ha avuto l'opportunità di inserire il terzo punto per fare praticamente Sì, partita, no, ma non era quella, ma però. era sì, un tiro in cui è l'ultimo tiro, sì, quando Mirko Savoretti sulla prima boccia ha toccato il pallino, vantaggio, quindi era più di 70, avrebbe potuto rimetterlo a posto, ma glielo metteva in traiettoria. E invece Patrignani ha lasciato stare, però a quel punto la boccia di Mirko era Buona. Ha 30, quindi lui ha dovuto tirare sotto mano e Mirko subito ha tirato il tirato pallino. pallino. Invece riflettiamo sul fatto che in quella zona del campo era proprio sotto la tavola, il campo pende tutto da quella parte, sarebbe stato anche tutto sommato facile coprirgli il pallino, insomma, Sì. però è tutto, Si parla sì, col dopo, senno di nel poi, senso però è una dopo. cosa che abbiamo detto In tanti. ma prima che poi il gioco si sviluppasse in una certa maniera, però magari poteva succedere la stessa cosa, ma non faceva il punto, non copriva il pallino. Esatto. Allora, siamo sul 3-2 per Giuliano Di Nicola. Il gioco comunque viene sempre impostato anche da Savoretti appena passata la riga degli ultimi 3 metri, intorno ai 21, E 22. appena ho detto che avevi alzato il livello del punto, L'ha hai subito visto? abbassato con questa boccia perché è Quindi andato continuerò ogni tiro a molto dire alto. che hai alzato il livello Se l'effetto è del questo. punto. Giuliano fa il punto, ma comunque non è una gran boccia nemmeno Ma quella di Giuliano. sì, è vero, ma potrebbe essere Fastidiosa. fastidiosa. Peccato solo che è lunga. Savoretti si appresta ad accostare cercando di fare meglio rispetto alla boccia che ha precedentemente tirato. C'è spazio. Tra l'altro, la boccia di Giuliano è più lunga del pallino, quindi è sempre sotto scarico qualora facesse il punto. Prende una 70, 60, 65, dice l'arbitro. Tira comunque Giuliano, colpisce Questo poi è un segnale porta via. sul fatto che probabilmente tutti e due stanno perdendo un pizzico di sicurezza sul punto. Sì, Perché perché stanno tirando le bocce, non insomma, lusinghiere, ma non sì, comunque quella di Giuliano può impossibili. essere una scelta per forzare Mirko ad andare al punto, però penso che quella di Giuliano è veramente troppo lontana dal pallino per poterla. Vediamo che forse è corta. No, il punto lo fa. Anche questo intorno ai 65-70. Questa volta non tira. Decide di accostare. Pierino Pavoni è entrato a farci un saluto. Pierino, per chi non lo conoscesse, è il factotum del comitato di Ancona, praticamente, e anche del comitato regionale, perché è colui che fa i sorteggi e non solo, è modesto Pierino, è modesto. È nelle bocce da quanti anni? 40? 30, 40 anni nel mondo delle bocce, una vita. Non è un record. Non è un record, dice Dino. No, insomma, voglio dire, posso dire una cosa di me stesso. Io ho giocato la mia prima gara nel 1968 A che età? e 9 anni, quindi il 9 conto anni. lo puoi fare da solo. Non c'è male, complimenti, li E da, invidio. dal 68 non sono mai uscito, insomma, metaforicamente mai uscito Uscito dai dal. campi. Spesso esco quando provo a giocare in gara, mi buttano subito fuori, però Vabbè, rimango nei pressi. sei sempre nei campi, nei pressi della gancia, come si Rimango chiama. assolutamente nei pressi.
Allora, Mirko sbaglia una boccia, lascia un No, no, punto. no, no, ha Ah, ha fatto un fatto un punto, punto. sì, si è portato sul 3-2. Quindi 3 pari. Sì, 3 pari. Boccia importantissima questa, perché a qualche altro centimetro avrebbe lasciato Due addirittura 2 punti. punti. Dunque, il tiro viene impostato, vediamo, sempre sul lungo. 3 pari il punteggio. Vogliamo risalutare gli amici dell'Emilia, se qualcuno magari per passare un pomeriggio sereno Vai, dimmi, sì, certo. ci sta seguendo, insomma, se così fosse, se qualcuno ha il tempo e la voglia e la volontà di seguirci per distrarsi un attimo, insomma, sarebbe per noi un motivo di orgoglio aver fatto passare un quarto d'ora, di mezz'ora di tempo a qualche, Spensierato, sì. sì, spensierato, a qualche amico Emiliano. Emiliano appassionato di bocce, dove forse i capannoni delle bocce erano fatti meglio rispetto agli altri, perché insomma io ho notizie Adesso che non tutto credo, sommato sì, che sono abbiano retto abbastanza, bene. sì, e questa è una bella cosa, una cosa positiva, insomma, Sì, nel perché male tutto quello che è probabilmente sì, successo, sì, vogliamo. l'attenzione significa che non ci dedichiamo solo a fare bei campi, ma a fare Anche anche belle strutture strutture sicure, così. valide, sicure, sì. Come Sì. E del resto è io questo di le Corridonia, sì, un ma bellissimo impianto. certo. Noi abbiamo vissuto questa esperienza tristissima, dove tutti i nostri, che per carità parliamo di una dimensione completamente diversa, sia nei numeri e sia nella dimensione stessa delle singole strutture, ma devo dire che nel nostro territorio sono state fondamentali sin dal primo momento, per ospitare una serie di attività, soprattutto quelle direzionali della protezione civile, i magazzini, per dare subito modo insomma, Concreto. concreto alla popolazione di potersi comunque appoggiare a una struttura sicura. È una struttura soprattutto già organizzata, Già pronta. pronta sotto l'aspetto logistico, sotto l'aspetto delle cucine, insomma, parlo anche della struttura dove ha sede la Virtus, che è stata fin dal primo momento un punto di ritrovo e di accoglienza, e già il primo giorno dopo il terremoto ha sfornato 600 pasti Subito. per il primo giorno, per la gente insomma, che stava lì. Spero che queste cose non debbano. Le bocciofile, le strutture delle bocciofile non debbano mai più servire a queste Questo. cose, ma solo a fare feste da ballo, cene e gare di bocce. Sì. Però purtroppo la vita non è solo feste da ballo, No, allora cene e gare di bocce, e quindi è importante c'è anche stata questa cosa qua. una risposta Sì. immediata da parte di queste strutture e delle persone che gestiscono queste strutture. Assolutamente, sì, perché poi siamo già pronti per fare, perché lo facciamo normalmente, ospitare, dare ospitalità alle persone, anche se per motivi diversi, quindi. E nelle Marche questo vale ancora di più, Sì, credo che anche in Emilia. in Emilia ancora di più, se non altrettanto, perché insomma Numerose sono le strutture che sono presenti in quell'area colpita dal terremoto, sì. molte. E sono bravissimi, comunque sapranno reagire, perché hanno lo spirito e la storia per farlo, reagire immediatamente e non piangersi addosso. E devo dire, in verità, non ci siamo pianti addosso nemmeno all'Aquila, che insomma, anche se probabilmente il messaggio che Che è volutamente è passato passato, ma le motivazioni erano di altro tipo, erano esclusivamente differente, politiche, sì. sì, quindi sono state falsate anche da questo, nell'uno e nell'altro senso. Torniamo alle bocce. Sì, salutando sempre gli amici che ci seguono dall'Emilia, se qualcuno ci sta seguendo adesso. Allora, E vediamo continua la che. solita situazione, Mirko gioca abbastanza largo sul punto, Appunto, ma Giuliano toglie il colpisce. punto. Sì. Prima ha buttato fuori il pallino Giuliano con l'ultima boccia in una situazione di difficoltà, aveva sbagliato 2 bocce all'accosto, Mirko aveva 2 bocce di sovrappalla e con l'ultima Giuliano è riuscito a buttare fuori il pallino. Adesso vediamo che,
Continua ad avvicinare bene, punto circa 35. Mirko va al tiro. Vediamo se deciderà per il sopra o sottomano. Sempre sopramano. Porta via, c'entra la boccia. E adesso Giuliano è dentro a fondo campo con due bocce, ma vediamo cosa decide di fare. No, No, continua la credo, corsa. sì, se la Gioco distanza è quella, sì, sì, più lineare. chiuderà. Non forza. Vediamo la boccia che si avvicina lentamente al pallino, sembra tirata bene anche questa volta. Sì. Fuori bersaglio, comunque 20 centimetri È circa. partito un applauso da parte degli intenditori perché poi Sanno, sì. bisogna apprezzare anche queste situazioni Tre perché volte fatto il punto, non è comunque ad solo la una, bocciata no. spettacolare che fa. Ma anche la costanza nell'andare vicino, vicino, e si vince andando vicino al pallino. E Mirko sta pensando a cosa fare. Decide di accostare per chiudere il gioco e non dare la possibilità di inserire il secondo punto a Giuliano. Fare il punto qui abbastanza difficile perché comunque la boccia di Giuliano è posizionata a circa 20 centimetri davanti al pallino. In effetti la boccia cala molto, addirittura è peggio del secondo punto. C'è lo spazio per inserire il secondo punto per Giuliano e la possibilità di portarsi sul 5-3. Tanto sono le 8:35. La gara si è protratta ben oltre i tempi previsti, ma ci sono state delle partite molto tirate, tra cui quella famosa quarta partita tra Savoretti e Marco Cesini, punto su punto, finita 12-10 per Savoretti. E anche la semifinale, Mirko ha vinto 12-11 su Patrignani, quindi un'altra partita tirata. Giuliano all'accosto, tiro sempre su intorno a metà campo, parte centrale del campo, no, leggermente spostato su a destra, 5-3 il punteggio, posiziona la prima boccia vicina al pallino, bersaglio, l'arbitro indica il bersaglio, Savoretti al tiro. Vediamo se sotto o sopra. Sotto Sottomano, sottomano. mano. Colpisce il pallino, che Ma però io credo che a questi livelli prima o poi questa regola del bersaglio bisognerà regolamentarla. almeno a questi livelli, sì. Quindi di dichiarare, di spostare il pezzo che si dichiara. Assolutamente, perché ecco, insomma, non citiamo questo caso, ma non perché sia coinvolto Giuliano, ma il giocatore che riesce a mettere la boccia sul bersaglio è spesso, anzi sempre penalizzato rispetto a una boccia giocata più lontano, quindi anche nel Certo. bersaglio. Dino, guarda, approfitto per leggere, stavo leggendo la chat, Gianfranco Merigioli probabilmente non ti aveva sentito prima, dice chissà per chi farà il tifo il buon Dino, per il nuovo o per il vecchio, riferito sempre alla Virtus. Non c'è nuovo e non c'è vecchio, ce n'è uno della Virtus e uno non della Non Virtus, della Virtus quindi adesso. Quindi Gianfranco ti ha risposto, hai capito per chi fa il tifo Dino oggi. faccio il tifo per fare il bis oggi, perché se Gianluca Formiconi ha vinto A a Bergamo. Bergamo, spero che Giuliano vinca qui, sia perché spero che Giuliano vinca comunque, sia perché insomma è il bis, non capita tutti i giorni di vincere per una società, di poter vincere due gare del circuito a così tanta, sì, in contemporanea a così tanta distanza. Vediamo che Mirko si prende il punto, ma la voce è molto lunga. E Giuliano mi sembra che al sovrappalla, sbaglio. Sì, Quindi ha una boccia, credo di sì. sì. Sì, Quindi è un tiro che in perché il teoria, pallino è tornato indietro sì, sulla ha prima bocciata di Mirko. perso sulla palla, sì, con Sì. la prima bocciata. Quindi è un tiro Credo che. che sì, che Mirko questo tiro tiri pallino per annullarlo.
fregandosene, Costa. ecco, sono contento, fregandosene magari della nostra voglia di chiudere Di la gara chiudere la. per ovvi motivi. Cinque a tre per Giuliano Di Nicola su Mirko Savoretti. Probabilmente sì, l'arbitro dice che il punto è fatto. Giuliano tirerà la boccia per realizzare un punto. Tira, scarica il pallino che si impenna, non va fuori, rimane un punto di Savoretti. Quindi 5-4. Questi sono tiri pesantissimi, tolgono un punto Ti tolgono un punto e ne e ne danno aggiungono uno uno all'avversario, sì. all'avversario. Anche per la felicità di Francesco che continua, siccome Francesco abbiamo detto, abbiamo svelato che lui, il suo cachet è a minuti, Ah, ecco. quindi più la partita dura. Eh Questa me l'ero persa adesso, sinceramente. sì, quando tu seguivi la partita delle Sì. semifinali, sì, è venuto fuori questa chicca. Francesco prende a minuti, quindi ha tutto il vantaggio perché la partita sia quanto più lunga possibile. Considerando anche che dopo deve riavvolgere i chilometri di cavi che sono sparsi per tutta la bocciofila. Dunque, ritornando a partita, siamo 5-4 per Giuliano Di Nicola. Il punto di Savoretti circa 70 cm, corta davanti al pallino, comunque una boccia fastidiosa perché deve passare lì per fare il punto. Dino una nota dalla chat, Aldo Isidori Ternano dice: ma a Dino non si scaricano mai le pile? E qualcuno ha risposto, Franco. Dice c'ha le super con i pannelli solari, quindi Vero. sottolinea sì che Ma no, effettivamente da oggi oggi è stata pomeriggio. una bella giornata molto Sì. rilassante, intervallata da presenze lì sul campo, poco rifornito da qui, devo dire la verità. Insomma, sono mancato ogni volta che sono arrivati gelati, praticamente, mi Sì, sembra di capire. nel momento topic, sì, esatto. Ma al grande bomber Isidori, che è uno di quelli che sta in quell'albo d'oro della Coppa Città dell'Aquila che ti dicevo prima, L'aveva ecco, il vinto, grande sì. Isidori, sì. E dico che così come lui, probabilmente per passione, sta davanti al monitor da quando abbiamo iniziato, così noi per passione stiamo qui a seguire boccia su boccia, partita su partita, quello che succede nella convinzione che questo è bello perché mai nessuna partita di bocce è uguale all'altra, Sì, mai, esatto. mai nella storia si è verificato. E quindi come si fa a non seguirla con passione, specialmente quando si è coinvolti emotivamente come sono Come coinvolto tu, io. certo. Abbiamo visto che la bocciata di Savoretti non è stata proprio fortunata perché ha imbarcato il pallino e l'ha spostato di qualche metro. Il punto rimane di Savoretti, adesso c'è molto spazio. Sì, il punto è bianco, dice l'arbitro. No, ha chiesto la misura con il metro, non capiamo come. Sì, sta arrivando infatti il metro perché probabilmente Sì, capire può essere ci fa poco. importantissimo perché se il punto è di Giuliano e Mirko è costretto a tirare l'ultima boccia, Giuliano con due bocce può scegliere diverse opzioni. Sì. Invece dovendo andare a punto chiaramente si limita il tutto. Poi, sempre per rispondere al Super Bomber, un altro motivo di diciamo Ecco. quasi
quasi professionale, che oggi ho avuto modo di studiare Mirko Savoretti in un periodo lungo di gioco da vicino, non solo Per testare le come avversario, sue, per le sue, testare, ma la sua forza, bene, a parte che non c'è no, bisogno. assolutamente, non è per quello, ma per studiare i dettagli che poi confronterò con Casturà per capire dove ci sono i margini di miglioramento, e non scherzo, perché io credo che tutti questi supercampioni hanno Effettivamente dei margini di hai detto miglioramento. una cosa Perché giustissima, per noi, dei dettagli. le bocce sono una cosa seria, e qualcuno l'ha scritto Sì. anche sul sito, ma veramente sono una cosa seria. Diventa un gioco, però preso in maniera seria. Sì, bravo, perfetto. E comunque hai fatto notare una cosa importantissima, cioè sono i dettagli Ma che certo, dobbiamo questi. vedere e testare di questi Certo, giocatori che cosa dobbiamo vedere? Se no, Savoretti sa bocciare o se gli fa esatto. passare la terza linea quando boccia? No, gliela fa passare, lo sappiamo. Assolutamente. Però magari, che so. Poi, per parlare proprio di Savoretti, è un ragazzo molto umile che, insomma, a volte vedo che chiede il conforto di, insomma, Delle per persone che gli stanno vicino anche. sì. E questo è una. Tira una bella boccia, fa il punto. E il pubblico sottolinea con un applauso il cambio di punto. Giuliano va al E tira il pallino, tiro, sicuro al pallino pallino tira. rallentato, sbaglia. Ha tentato il tiro sul pallino perché se lo colpiva e rimaneva sul lato destro poteva realizzare 3 o addirittura anche 4 punti. Invece 5 pari. E dunque imposta il gioco all'ultima riga, intorno ai 23 metri circa, 5 pari. E intanto la Bucioffi a Corridoni, gli organizzatori stanno preparando un lauto buffet per la fine di questa gara, quindi a beneficio di tutti gli spettatori, giocatori e anche appassionati, tecnici e staff che ha curato la diretta a partire dal nostro regista che Ecco, Davis, questa notizia che dai spiega diverse cose, in particolare il caldo invito rivoltomi prima da Francesco Casturà a rimanere. al buffet di fine. Ti offro il buffet a fine gara. Ecco, insomma, Anche che perché non nego, era uno come dire, dei motivi per cui sono rimasto, in realtà, al di là di quello che. al di là della passione che ti Sì, lega e sì, sì, sì. In del fatto che sia realtà non Giuliano in era per fila, le bocce, ma era la passione ma per per il buffet. il buffet. Che Francesco, da buon intenditore qual è, ci ha assicurato essere di livello, di gran livello, di prima qualità. Giuliano al tiro, colpisce una bella Bella boccia pulita bocciata, sì. senza scaricare, sì, questa una bella bocciata. Adesso Savoretti. Beh sì, immaginiamo un tiro sottomano. Invece no. Sopra. Colpisce. Vediamo come gioca e prende il rimpallo e Gioca giustamente il sì. tiro. Il gioco richiedeva il tiro sottomano. Lui non l'ha Per fatto rimanere dentro. e È quindi è stato stato punito. giustamente punito. No, rispondo, Dino, fa notare sempre Franco che sono esseri umani questi giocatori, non marziani, effettivamente ci sta, l'abbiamo visto, momenti di non lucidità, Dino, è Sì, normale. ma sono. Io sono il primo assertore di questa tesi di Franco. E a volte piccoli contrasti o piccoli, insomma, dissidi avuti con qualcuno, qualche giocatore o con qualcuno dei miei, è proprio perché
Io ho sempre sostenuto questa tesi e quindi a volte la difficoltà dei giocatori a riconoscere che si può sbagliare e sempre invece a cercare delle motivazioni che sono esterne Certo. alla propria performance di quel momento, insomma. Certo. Quindi io sono con lui, totalmente con lui. Guarda, continuo perché fa una domanda. Dice perché lui vuole sapere perché Formicone, a sue parole, ha deciso di andare alla Pinetina. Chiede Franco, sempre Franco. Perché ha deciso di andare alla Pinetina? Non lo so, per rapporti tra lui e la Pinetina, suppongo, insomma, credo, immagino, perché è una squadra di qualità, di livello, così come la nostra, perché lì probabilmente Magari aveva bisogno ritroverà. di nuovi stimoli, non lo Sì, so, Dino, solo. probabilmente è una questione di stimolo, probabilmente perché ci sono delle situazioni, dei cicli nello sport, credo, in cui si esauriscono le motivazioni. C'è necessità da parte di tutti di ritrovare, di Ripartire, magari. ripartire con situazioni diverse che ridanno nuovi stimoli. Poi indubbiamente non mi nascondo dietro a parole di circostanza che sono tutte vere questo che ho detto, ma c'è un modo diverso di intendere, di vivere la squadra, un modo diverso di vivere certe situazioni e non pretendo mai di dire che il mio modo di vedere è per forza quello Perfetto, o giusto e quello giusto. perfetto e quello degli altri è sbagliato, però per poter stare anni, anni, anni insieme, cioè proseguire il rapporto che è continuo in questo sport di alto livello, c'è necessità di una sintonia maggiore rispetto a quella che abbiamo nell'ultimo periodo. Nulla di. Capito. Lo sport si cambia squadra. Tra l'altro, Dino, mi sembra che Gianluca andrà a giocare con Benedetti, che è una coppia Assolutamente. che è stata Ma collaudata proprio È all'Aquila. una coppia Sbaglio? fortissima, anche Anche all'Aquila, anche un all'Aquila. altro posto, anche una coppia fortissima, si va a ricostituire. Credo che si integreranno perfettamente, anche caratterialmente, anche perché insomma sono fortissimi e si completano, li conosco bene tutti e due. Ognuno avrà gli spazi che cede l'altro senza doverseli conquistare perché e viceversa. E ai quali auguro di fare i migliori risultati possibili, non in campionato chiaramente, Certo, vincere no, contro l'Aquila. non in campionato, no, contro l'Aquila possono anche Perdono vincerle tutte e due le se altre. poi arrivano dietro in campionato. L'esempio l'abbiamo avuto quest'anno, ci hanno tolto, noi abbiamo fatto un punto su sei contro di loro, però sono arrivati dietro a noi, quindi Insomma. va bene anche così, anche se sono convinto che l'anno prossimo gli scontri diretti saranno non solo con loro, ma Ma tutti gli con altri. scontri diretti dell'alto livello saranno più decisivi di quanto lo siano stati quest'anno. Certo. Però ripeto, insomma, voglio dire, poi il campionato è tutta la storia a parte, come inizia, come ci sono tante, tante Sfaccettature e situazioni, sì, situazioni. come si integreranno, come il compagno che andrà a prendere quello si troverà, reggerà le pressioni. Ci sono tante, tante cose, come Savoretti si integrerà con Tante noi, variabili come che incidono. Signorini si integrerà in Rinascia, come Formicone, non tanto Formicone si integrerà alla Pinetina, ma gli altri si integreranno con Formicone. Vai, Certo. vai, questo fra un anno ne potremo parlare. Certo. E anche nella convinzione che comunque il risultato non necessariamente sarà come dire, la sintesi di tutte queste situazioni, perché a volte si può ottenere il risultato anche in condizioni, come dire, anche qualora queste condizioni non Beh, fossero rispettate, non funzionasse in realtà. Come non funzionava noi, abbiamo vinto. Insomma, certo, questo è. hai fatto un'ottima analisi Sì, sì, sì. della situazione attuale. Intanto, ritornando alla partita, vediamo che ha il vantaggio delle bocce adesso Sì, Giuliano, però però ha un con punto Mirko che ha coperto. Vediamo molto questa bene a fondo boccia. tavola, ma non so se ha fatto il punto. Non lo so, Non abbiamo visto la mano dell'arbitro, se vediamo chi si accinge. non ha Sì, fatto ha preso. il punto. Ha preso. Adesso in realtà adesso
è abbastanza difficile per Sì. Mirko passare. E azzardo un'ipotesi, se passa il Lofane perde di più. Se passa e Forza. fa il punto non coprendo, cioè se lo fa sulla parte sinistra, non verso la tavola, Sì. azzardo a dire che può perderne di più. Ah certo, può tirare, beh sì. Qui no, qui Gianfranco Merigioli fa notare che l'arbitro Emiliani, l'arbitro della partita, dice non si è mai mosso così velocemente nell'arbitrare. Beh, considerato anche il caldo, sicuramente ne gioverà. Tira bene Mirko. Non so se fa il punto. Comunque, come dicevi tu, Dino, se in questa situazione Mirko ha fatto il punto, ha preso il punto, sì. E se Giuliano colpisce bene, può fare due o più punti. Un punto. C'è uno scambio di informazione tra l'arbitro e Giuliano, che decide di tirare il punto, che è bersaglio. Se colpisce bene può fare molti punti. Vabbè, Colpisce, è stato fortunato, il pallino è sì, tornato indietro. però erano, vedi, erano due lì Erano due, all'angolo, sì. quindi lo scarico di pallino era, non era, è stata una variabile non considerata, No, però insomma no. ci eravamo andati vicini, eh? Ci Sì, eravamo andati effettivamente se vicini. uno scaricava il pallino, 2 punti erano per Giuliano. Quindi Franco, vedi, a volte pure un tecnico ci indovina. Sì, effettivamente è stato profeta Dino, questa conferma che ha un'ottima visione di gioco, quindi il suo ruolo è giustificato. Va bene, Davis, un altro gelato offerto da me questa volta. Mi sembra giusto, me lo sto guadagnando sul campo. Dino, Franco evidenzia il fatto che ti stima. Ti E contraccambio stima. ma non no, o almeno non solo per quello che ha fatto nella sua vita e nella sua carriera sportiva da ciclista, ma per quello che sta facendo nelle bocce. Effettivamente in Sì, 4 anni mi sembra da quando è cominciato a giocare è assolutamente, andato l'ho subito visto campione italiano in di Serie D, D e è poi arrivato crescere subito in man mano A. e ti ripeto, ho avuto modo di vederlo, ero con Mirko a guardare la partita lì A Osimo. a Osimo hanno perso immeritatamente una partita, ma anche per determinate scelte, come ho detto, quindi Certo. la prossima volta che ci Comunque incontriamo ci fa piacere che un campione di un altro sport, affermato assolutamente, come ma Franco Bitossi, un che per grande. chi non avesse capito è il grande ciclista. No, allora, il nostro amico di Bevagna, che credo essere Maxi, mi chiede quanto ti dà Fra dopo tutte ste ore. Ci offre il buffet, sia a me che a Dino. Sia a me che a Dino, ci offre il buffet, che non ancora dobbiamo capire se è gentilmente offerto dalla Bucioffila Corridonia. Qui, tra l'altro, abbiamo Marco Marinangeli, che è della società, e non sappiamo se Fra ci pagherà la quota oppure no. Non lo so, questo è un mistero. Però Fra ci ha invitato a rimanere perché ci offre il buffet. C'è un tiro Quindi, secondo me lì. Maxi, sappi che Sì. C'è qualcosa ci dà. un tiro che può veramente girare la partita. Mi aspetto 7-5 Giuliano, ma adesso mi aspetto una bocciata sottomano di Mirko che Per andare all'attacco obbligherà Giuliano a tirare il il pallino. pallino. Sì. Sì, quando Mirko soffia sulla boccia è Soffia da sottomano, eh. sottomano. Concentrazione per Mirko. Sì, tira sottomano. Ottima Vediamo, bocciata, vediamo, rimane sì. dentro. E adesso tira il pallino Giuliano. Non ci pensa 2 volte. Del resto Mirko lo ha costretto a fare questo gioco. E fora e lascia 3 punti per Savoretti. Sono 8-7 il punteggio. Finalmente vediamo un tiro non da un punto, Non da un quindi Castorà punto. sarà contentissimo di questa cosa. Cioè,
Aldo fra ringrazia e bevagna, probabilmente ci sei andato vicino, ecco, ti rispondo direttamente senza minimi termini. 8-7, intanto il punteggio. Mirko tira il pallino, è sempre più o meno sulla stessa porzione di campo, il gioco si è svolto sempre su quella zona. Vediamo Mirko, la solita concentrazione. Abbiamo qui, ci è venuto a trovare anche Maurizio Marinelli che è intento nel riprendere, di fare nelle riprese televisive che poi andranno in onda su TVRS, che noi, Dino, Maurizio Marinelli è un'istituzione. Lo conosci benissimo, credo. Sai di cosa stiamo parlando. Il piacere di poter dire, insomma, se lui non mi smentisse, di essergli amico. Quindi, È un onore poi. non nego che ho tentato ripetutamente di strapparlo alle Marche per portarlo da Ci noi, strappi i migliori però. ma lui, insomma, i migliori, ma anche Casturà, sì, tento con i migliori, ma anche Casturà, quindi per Anche. cercare di equilibrare. E invece lui è duro, attaccato alla sua terra e non cede di un millimetro, non si fa. Irremovibile. Lasciamo il microfono a Maurizio per un'osservazione. No, non so se avete visto sì, la finale, no? Avete visto la finale? State vedendo? No, cioè Mirko ogni tanto mangia un pochino di cioccolato, beve. Se portassimo un piatto di spaghetti quando arrivano così tardi queste finali, una bistecchina, no? Intanto mangiano e giocano. Ok? Un po' troppo tardi, non si può fare qualcosa. Beh, Maurizio, Sì. hai toccato effettivamente uno dei tanti problemi Sì. che le È uno dei bocce motivi per cui hanno. non Sì. riusciamo a decollare. È uno dei motivi per cui è il campionato il futuro, non queste Esattamente. manifestazioni. È il campionato il futuro. Sì, perché Effettivamente, poi rigiriamo intorno sì. alle problematiche, poi alla fine sono sempre le stesse. Sono queste. Sono Effettivamente, sempre le stesse. Maurizio come. E probabilmente per questo tipo di gare, già so che insomma, probabilmente all'anno prossimo diminuiranno, ma per questo tipo di gare. Non serve puntare alla quantità dei giocatori partecipanti, Ma la anche qualità. perché partecipare a queste gare deve essere un premio per i giocatori. Io sempre questo sostengo, cioè uno deve meritarselo di partecipare a queste gare. Non è possibile che se io avessi voluto oggi mi iscrivevo, pagavo 20 euro e partecipavo a questa gara insieme con Mirko Savoretti, con Giuliano Di Nicola o a Bergamo insieme con Gianluca Formicone e E tutti gli già. altri. Quindi questa deve diventare. Ma insomma, noi dobbiamo soltanto fare best practice, noi dobbiamo copiare chi fa meglio di noi. Il tennis cosa fa? Fa un tabellone degli internazionali d'Italia a 64, ma tu vuoi accedere a questo tabellone? Ti fai un torneo di qualificazione la settimana prima e Precedente. uno di altri 64 accede al Entra. tabellone, perché già un tennista di altissimo livello. Non partecipa di diritto, ma accede al tabellone e racconterà ai figli e ai nipoti di aver vinto il torneo per accedere al tabellone, non per giocare. Immagina se tutti i tennisti potessero Certo. iscriversi agli internazionali d'Italia, Mille, non 3.000, finirebbe in un no, non anno. Allora, finirebbe perché mai. noi dobbiamo darci da soli un livello basso, perché questo poi significa, Sì. perché se noi riusciamo a fare in modo, questa partita è segnata purtroppo, Sì, è se uno noi scarico. riusciamo a Ah no, è fare in rimasto di modo, Giuliano. allora mi rimangio tutto, mi era coperta la boccia,
riusciamo a fare in modo che nella nostra mentalità diventi che ambire al livello più alto e non ambire a retrocedere come ci porta oggi il nostro regolamento e la nostra organizzazione. Allora, questo significa qualificarci, questo significa poterci poi, tra Anche virgolette, vendere dare agli un ottimo sponsor. biglietto da visita Certo, certo. all'esterno. E certo. Gare come quella di oggi doveva essere limitata, ma dico 64, già tanti, credimi, 64, e alle 5 di 5 e mezzo, 6 Finire. pomeriggio, il buffet doveva essere fatto alle Come 6, 6 e merenda. mezzo, alle 7, allora sì che vedi che c'era la massima soddisfazione in tutti, Sì. perché così è, perché domani mattina si va a lavorare, Certo, capisci? la Allora realtà è oggi quella. io faccio un sacrificio, sto qua insieme agli amici, ne parlo, andremo via alle 10 e mezzo, alle 11, faccio 2 ore Di di macchina. macchina, altrettanto ne fa Giuliano, altri rischiano di farne di più. Immagina Gianluca Formicone e Emanuelli che oggi stanno giocando a Bergamo e devono riscendere giù, o chi sta giocando a Napoli e deve risalire su, Certo. e se si torna a casa all'una, alle 2, ma domani mattina Si alzano per ognuno di lavorare. noi deve alzarsi per andare a lavorare. Quindi La realtà è queste questa sono qui. la realtà e queste sono le cose che dobbiamo correggere. Dino, guarda, colgo l'occasione perché il nostro amico di Bevagna, Maxi, dice: Dino, vieni a Fossombrone. E ti devo spiegare, diciamo, anche per chi ci sta seguendo che non conosce cosa c'è a Fossombrone. Il 4 di agosto è in programma il raduno del BIF, del Boccia Italia Forum, quindi degli iscritti del forum appassionati del boccia che è praticamente un palcoscenico, dove un forum, un foro dove si discute di bocce. Organizziamo periodicamente questi incontri. Il nostro amico presidente dell'Oikos Fossombrone, Eusepi, è felicissimo di ospitarci. In quell'occasione, tra l'altro, c'è una festa che appunto l'Oikos Fossombrone organizza di antistante il bociodromo. Il giorno dopo, il 5 di agosto, ci sarà una gara nazionale e quindi questa è l'occasione per incontrarci. Quest'anno, purtroppo, in occasione del terremoto dell'Emilia, stiamo cercando di organizzare una raccolta fondi, ovviamente seppur limitati alle nostre possibilità, che poi in quell'occasione verranno dati direttamente ad una realtà bocciofila dell'Emilia vicino a noi. E quindi giustamente il nostro amico ti invita e noi, io in primis con Francesco, ti invitiamo a partecipare perché è un'occasione importante dal punto di vista sì, ludico, di stare insieme, di quello che dovrebbe essere lo spirito del nostro sport, ma in questo caso ha anche una valenza sociale. Sì, l'avevo già visto sul forum, sai, qualche volta quando ho potuto sono venuto e sono stato proprio a Bevagna l'anno scorso, insomma, in A gennaio, gennaio. sì, a gennaio l'anno scorso. E questa di Fossombrone, insomma, per me, vi ringrazio dell'invito, ma non serve l'invito perché mi sento a tutti gli effetti Facente un parte. facente parte, altro che, tu sai bene quanta importanza fin dall'inizio io ho attribuito al forum perché è uno strumento utilissimo perché ci consente di trasmettere le informazioni in tempo reale e l'informazione, la conoscenza dei problemi e con questo strumento io credo che abbiamo stimolato tanti piccoli interventi e miglioramenti che ci sono stati. Tante idee sono Sì, sono nate apparse. lì. A volte sento, so che è uno strumento molto consultato, molto Seguito. visto, seguito anche da chi non ne fa parte, giustamente, a volte quasi, non vergogna, ma nascondendo questo fatto, vi posso garantire che le nostre discussioni arrivano e io sono uno, sono, scrivo a volte
non solo per i forumisti, ma scrivo per far arrivare queste Il messaggio. informazioni, il messaggio. E ho la conferma, la prova e la conferma continua che i messaggi arrivano. Perché quanti siamo oggi, grazie ad Andrea? 3.000 all'incirca iscritti al forum. Come si poteva pensare 7, 6, 5 anni fa che o io o tu Chiunque, o insomma, i nostri amici, certo. chi scrive da Fossombrone o chiunque altro lancia un'idea, manda un messaggio, critica una situazione e dopo 5 minuti la conoscono in 3.000, che questi Esattamente. 3.000 poi propagano ad altre Altrettante 10.000, persone, quindi, certo. questo è uno strumento fondamentale. Quindi, se ne avrò la possibilità, cioè nel senso logistico del termine, ecco, Sì. se quei giorni Se potrai. se potrò per problemi di lavoro sarò a Fossombrone, ma per il piacere di stare tutti insieme e poi per cercare di vincere una partita, perché l'altra volta che sono venuto ho perso subito la prima facendo anche una pessima figura. Ora sono invece in Quindi formissima. ti devi riscattare. Sì. Oppure in alternativa mi riscatterò a tavola subito dopo. Insomma, Lì lì siamo sono tutti un vincitori. vincente. Io sono un vincente. Quindi questa è. Ok, Va bene, Dino, torniamo un po' alla torniamo sulla partita perché partita, ci sì. siamo persi. Ci stiamo perdendo la partita. Siamo sull'8 pari 8 pari adesso, e non ci distraiamo più dalla partita, va bene, dai. c'è una boccia ancora da giocare da parte di Giuliano Di Nicola, il punto a terra è di Savoretti. Sì, ma scherza, Franco scherza. Franco Vediamo. scherza perché Tira e piano. lo invito perché poi, La insomma, sua, voglio credo. Non vediamo la boccia. Sì, ma non dire. Non lo colpisce. colpisce. Perché, beh, sì, Franco, precisa lo che scherzi perché poi ognuno la interpreta. Se scherzi, ti so molto amico di Mirko, quindi andiamo sul 9-8 per Savoretti. Andiamo sul 9-8 per Savoretti. E adesso veramente ogni boccia può essere quella Decisiva. decisiva per aggiudicarsi questo trofeo Festa della Repubblica, Memorial Gino Mariani. Nove, 9-8, sì, 9-8. Vediamo, Mirko all'accosto, pallino sempre posizionato su quella porzione di Sì, io campo. aspetto un cambio di gioco da parte di Giuliano, non riesco a spiegarmi perché Effettivamente ancora non non. hanno mai cambiato gioco. Sempre su quella distanza. È vero che adesso stanno giocando be Bene, bene, bene bene, tutti e sì. due, però insomma. Ecco, Giuliano ha tirato Giuliano. subito il pallino. Sì, ma sono diverse volte che crea queste situazioni, però credo che finché Mirko ha le bocce da Da tirare, tirare. cioè il gioco è oltre la riga, serva a poco, insomma, avrà sempre modo di chiudere il gioco. Vediamo cosa decide di fare, se tirare subito la sua oppure accostare. Accosta. Vediamo la traiettoria della boccia, sembra Sì, la buona. traiettoria è sicuramente buona, Sì, se vediamo la forza. Sì. sembra un po' corta, infatti Mirko spinge la boccia con il corpo, ma non ci arriva. Non ci arriva. Ancora l'accosto, questa volta se spinge un pochino di più potrebbe andare anche coperto se passa tra boccia e sponda laterale.
vabbè, poi traiettoria sembra proprio quella per, ecco, per passare tra tavola e boccia sua, e tirata la forza sembra anche buona, infatti prende il punto. Prende un bel punto a circa 30 centimetri, due pezzi le bocce, il punto, il secondo punto. Giuliano, vediamo cosa decide di fare. Non so se vede la boccia da questo altro spigolo del campo, perché credo che sotto tavola sia abbastanza chiuso il gioco, non credo debba, possa... O se può tirare anche il pallino a tre bocce contro una. Vediamo. No, secondo me tira la boccia dalla tira posizione boccia, che sta prendendo, tira sì. La boccia subito stretta. Per... Sì, la boccia. Non ha tirato qua, ha tirato il terzo punto. Ha tirato il terzo punto, sì. Ma... E ha preso il punto che era coperta da... Ha comunque lisciato il terzo sì, punto. Sì, è passato molto molto vicino. Qui intanto sulla chat stanno discutendo se la partita se la sono venduta o meno. Venduta. Ma non... Ma. Non chi a chi? Infatti no, non si comprende, perché secondo me se la stanno giocando. Altro che se la stanno giocando. E ci tengono a vincerla, quindi non mi sembra proprio una partita combinata. Ma e fra Giuliano l'altro, tira una gran bella boccia. Tra l'altro, chi pensa questo non conosce bene il nostro spirito. Sì, effettivamente Dino, hai detto una cosa giusta. C'è sempre la voglia di vincere una gara di questo livello. Magari azzardo, ma no, assolutamente non ne sono sicuro. Potrebbe aver diviso. Ma questa è una delle cose che, probabili, e che non creano nessun tipo di problema. Tra l'altro, però, si conoscono, sono amici, sono insomma. Assolutamente. Ma poi tra loro si incontrano, sai che tante senso volte, avrebbe? Si incontrano infatti, tante volte durante l'anno, ma noi siamo reduci da. Domenica scorsa Mirko ha battuto Giuliano 12-11 alla semifinale del Gran Prix. La domenica precedente Giuliano ha battuto Gianluca Formicone a Roma nella finale. Quindi. Diciamo che... Altro che se giocata. Esatto, quindi no, ma non avrebbe senso. Fra no, l'altro, assolutamente. Da qualche anno noi abbiamo dato proprio questo input di giocarla sempre e comunque per rispetto, fermo ristando di dividere i premi, quello che si vuole, ma per rispetto di chi organizza e per rispetto del pubblico. E perché devono essere le più belle di partite quelle. Non scordiamoci che questa partita ha una valenza anche in termini di classifica per il premio FIB, sia per Giuliano per consolidare di più il primo posto, ma forse di più per Mirko, anche per Mirko per rientrare nei forse 4. Di più. Mirko entrerebbe scavalcherebbe, vincendo, sarebbe terzo questa sera. Scavalcherebbe quindi, Nanni, mi sembra. Quindi, e quindi è giusto che insomma ognuno, tutti e due, mettano tutto quello che hanno. Per... Esattamente. Fra l'altro Mirko, insomma, pur essendo da anni tra i giocatori più forti d'Italia, non è mai riuscito a vincere, ad arrivare primo in una classifica FIB. Esatto. E questo è sintomatico di quando a volte pure queste classifiche così possono essere anche casuali, a volte sì, a volte no. Perché... Certo che 10 mesi di gare, tutte le domeniche, sì, tantissimi circuiti in giro per tutta Italia... È una situazione, credo, non più sostenibile da parte di questi ragazzi. Per cosa, diciamo? Sì, sì, per ma al di là poi, insomma, non più sostenibile, dei premi, sì. Ma al di là del premio, ma non più sostenibile dal punto di vista fisico, psicologico e soprattutto di rapporti con le famiglie. Sì. Cioè, crea veramente delle problematiche a livello di gestione familiare che non da non augurare a nessuno. Ci vuole sì. È una sorta di accettazione di una vita professionistica senza averne i benefici. Una vita professionistica a tutti gli effetti senza la giusta contropartita. Sì, 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 senza averne i benefici. Allora, un cambio l'ha fatto Giuliano, ha cambiato il pallino da centrale a sottosponda, sì. Mette la prima buona, subito.
Imposta il gioco. Mirko va al tiro. Colpisce, ma il punto rimane a fondo tavola di Giuliano De Nicola. Intanto sono le 9:20. Mirko, vediamo che gli scappa una boccia un po' lunga, soprattutto considerando il fatto che sta giocando sotto tavola. E qui la boccia ci vuole corta per ostruire il passaggio. Giuliano accosta con apparente tranquillità e va a fare il punto. Boccia è sola. E adesso qui Mirko deve decidere, è una fase di gioco abbastanza importante, siamo sul 9 pari. Tirarla corrisponde a rischiare qualcosina, andare a punto non è una boccia facile da togliere, però ecco, decide di accostare, ha lo svantaggio delle bocce. C'è il tiro sia per appoggiare che per toccare il pallino e addirittura fare due punti. Bellissima boccia Eh sì, di Mirko, fa sì. il punto, tre pezzi. Qui Giuliano deve fare una bella bocciata per portarla Sì, via ma Giuliano pulita. farà una bella bocciata e le porta via tutte e due. Tira di sottomano. Anche. Ah, tocca il pallino. Che carambola e va vicino alla boccia di Sì. Non Savoretti. Fondo so, forse si è tavola. fidato del fatto che gli scendesse sotto la tavola, ma così non è stato. E comunque adesso Mirko ha la possibilità probabilmente di indipendentemente da dove, solo se Giuliano riuscirà a prendere il punto, costringerà Mirko a tirare alla boccia del punto, altrimenti, viste come stanno posizionate le bocce, Mirko potrebbe tirare la sua boccia corta per tentare di fare partita. Sì. Quindi, vediamo un attimo come gioca Giuliano. Giuliano. Comunque, una boccia buona che Può dare può dei essere pensieri. urtata da un'eventuale boccia corta tirata. Quindi non credo che Mirko, con una probabilità abbastanza bassa di poter fare partita, Vado a rischiare. va a rischiare queste bocce, perché c'è la possibilità che si possa trovare per strada la boccia di Giuliano, o E addirittura a vendere. spostare il pallino, sì. Quindi credo che vediamo quale sarà la scelta di Mirko. Ci sta pensando, non è facile nemmeno metterla a punto perché lo spazio non è tanto fondo tavola, Sì, però potrebbe però raccogliere quel punto. sì, e andare Adesso su vediamo. 10-9. Tira, non abbiamo capito cosa. Ah, allora, non rischia nulla, ma non prova a fare partita, ma non rischia nulla. È Tira la 9, giusto, boccia, Mirko? sì, 9. Sì, allora non rischia nulla, ma. E questo è un segno di, per me, per come la vedo io, è un segno di forza, nel senso che non tira le corte per cercare di fare partita per forza questo tiro, ma Però decide di giocarsi la partita, di proseguire a giocarsi la partita. 19 per Savoretti. Sì, in effetti. 19 Mirko, intanto qui ci sopraggiungo degli odori non. Sento odori da cucina, Quindi, sì,
Sarà. È evidente adesso su che cosa siamo concentrati in questa cabina di regia. Hanno dovuto legare alla sedia il Il regista regista. perché correva disperatamente verso la cucina. E io spero che 19, spero che non servano altri 4 Quattro tiri tiri. per chiudere questa partita. Ma insomma, potremmo. Mirko, questa volta Sì, questa partita la chiudiamo qui con 9-3-12, dai. sbaglia la La boccia, la chiudiamo qui prima con boccia. 9-3-12. Prossima volta li facciamo partire da 6 pari, se sei d'accordo, Francesco. Agli 8. Sì, questa partita la chiudiamo qui con 9-3-12. Insomma, queste sono quelle sensazioni. Dino si sente questa cosa, vediamo se ha le sensazioni buone. Mirko decide di accostare. E adesso diventa interessante perché. Decide di accostare. Se sbaglia questa boccia, ed è una boccia importante e anche difficile, Giuliano va di vantaggio con tre bocce contro una. La cosa si fa In realtà interessante. no, non so, scherzo, non so come finirà questo tiro, ma sono quasi certo che Giuliano ci prova, ok? Indipendentemente Da come da va? come andrà, sì. Allora, la boccia sembra venire bene. Fa il punto. Aspetta il responso dell'arbitro Savoretti. Sì. Prende il punto. Giuliano porta via. Potrebbe essere vantaggio quello di aver carambolato Sì, e la boccia di Savoretti essere venuta su. ora per Mirko è importantissimo cambiare il punto con questa boccia. Sì. Se Mirko, difatti, probabilmente decide di. Se Mirko va a punto e non cambia il punto, qui rischia la partita. Di perdere la partita, sì. Boccia decisiva. Traiettoria buona. L'ha indovinata. Traiettoria buona e fa il punto. Adesso vediamo come va questa Beh, a questo bocciata. punto tirerà la boccia del punto portandola su, alzandola. Sì. Colpisce bene. Hai visto la reazione di Giuliano sul fatto che quella boccia non è passata dall'altra parte? È Sì. quello che ti dicevo, adesso probabilmente non ha materialmente più La la possibilità possibilità. di tirare partita, ma se la boccia di Mirko fosse passata sul lato sinistro di quella di Giuliano l'avrebbe tirata, sicuramente. Altra boccia tirata sembra bene da Mirko che fa il punto e a Giuliano non resta che ritirare la boccia. Questo è pericolosissimo, questo tiro. Porta via pulito, è stato molto bravo e va su Sì, 10 pari. ma in effetti è Era una passata boccia vicinissimo, difficile, sì, credo, alla sua. E c'era il rischio che quindi carambolasse sulla sua. un tiro ce lo siamo giocato, quindi Sì, adesso ce dobbiamo l'abbiamo altri sperare tre. che. Non oltre 3. 10 pari. Giuliano
imposta il tiro sempre sotto la tavola destra e posiziona la prima boccia. Da qui sembra abbastanza sì, buona. Una settantina? Credo. No, forse meno. No, meno. Sì, no, 55 circa. Mirko Acosta. Sceglie una traiettoria, credo, difficile, poi non so difficile o meno, ma comunque non, inusuale. Sì, buona. Sì, il credo, punto, credo sì. Abbia preso, sì, sì, credo abbia preso. Beh, sì, insomma, voglio dire, considerando l'orario, stanno giocando ancora ad alto bene, livello. Sì. Ad alto livello, e questo è sintomo di forma fisica, di lucidità, di lucidità mentale, insomma. Sono all'ottava partita tutti e due, concentrazione al massimo, sera, sì. Stanno sbagliando veramente poco e questa è una delle spiegazioni per cui poi alla fine vincono, ecco. Arrivano, sì, arrivano fino in fondo e... adesso Mirko decide di andare all'attacco, sì. Tirerà sotto mano, sì sì. Fora, questo è un errore importante in un momento molto molto importante della partita. Ancora due bocce, insomma, è tutto in, sì, ancora in discussione, in discussione, assolutamente. Io credo che ritirerà ancora, sì, la boccia sotto mano, sì, sono d'accordo. Invece decide di andare a punto. No, ci ripensa, sta pensando e ritira la boccia sotto mano. Pallino, pallino. Tira il pallino, sì. Beh, con due bocce la probabilità è alta che possa buttarlo fuori, così ci fa contenti e le tirate diventano 5. Esatto, per la gioia. Però è chiaro che noi facciamo adesso è stato delle considerazioni che chi sta in campo non può non fare. Non può fare, è stato deve sfortunato deve adesso. Giocare. Sì, 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 questo è... E adesso le cose si mettono molto male per Savoretti, perché Giuliano ha due bocce, punto a terra, il pallino stacca. Beh, comunque guarda, c'è la boccia di Giuliano è attaccata alla tavola, quindi... Mirko ha la possibilità di tirare le sue sul lato sinistro del campo e credo che quella debba essere la scelta, perché andando forse al punto deve solo anche realizzando il punto deve solo aspettare l'errore di Giuliano. Infatti una scelta forse quasi obbligata. Perché tirando queste può anche pensare ottimisticamente di mettere partita a terra e Giuliano giocherebbe sicuramente in maniera meno tranquilla piuttosto che... Posizione di svantaggio, sì. Sì. E credo che alla fine, dopo lunga riflessione, questo farà. Ecco, difatti è quella la scelta. Tira la sua. E ancora una volta Mirko decide di non sfruttare la pendenza della tavola, ma di incrociare completamente il campo. Una bocciata anche più difficile. Sì, la bocciata è sicuramente più difficile, ma evidentemente si fida poco di queste sponde. Di queste sponde, sì. Colpisce, rimpalla. Il secondo punto però rimane di Giuliano. E adesso Giuliano ha la possibilità, se colpisce subito, di fare partita. Sì, sì, sì. Probabilmente mi sembra di vedere che il pallino... si è staccato dalla tavola. Sì, sì, è staccato dalla tavola, quindi adesso è importantissimo capire se sono due punti o un punto. O un punto. Se è un punto,
E comunque, insomma, il gioco si è svolto un po' come avevamo Predetto. detto, sì. È un punto solo, questo è un vantaggio per Giuliano perché ha modo di colpire la boccia a Comunque destra o a tira sinistra. tranquillamente, non rischia niente, Assolutamente, non sì. ha la Però palla. ha una boccia per cercare di fare questo gioco. Colpisce avverso e fa partita. Fa partita e si aggiudica l'incontro Giuliano Di Nicola, che va a descrivere A descrivere nuovamente nuovamente il suo nome sull'Alba d'Oro 2009-2012. sulla 2009-2012. E credo che oggi sia veramente stata la consacrazione di Giuliano numero 1 2012, al di là Sicuramente. di come andrà a finire questa classifica. Adesso i punti di vantaggio sono 13, Sono Dino. 12, 12. ma non mi riferivo ai punti, non mi riferivo ai È per la punti continuità. vorrei sentire Castura su questa Io cosa. Adesso io voglio sentire cedo lui volentieri il microfono. esclusivamente su questo argomento. E Allora. scusami, e ti invito a ripostare nuovamente quello che io ho detto tanti mesi fa. Allora, innanzitutto grazie che mi fai continuare la diretta quando potevamo chiuderla e continui a farmi delle domande. Adesso non mi posso esimere perché sennò chissà cosa pensano da casa. Comunque, io sono molto contento per Giuliano perché queste cose le diciamo praticamente da sempre, addirittura da 3 stagioni fa, cioè la prima stagione in cui sono venuto a fare le dirette, in quel caso da Poggio Picenza e non da Bazzano, e si vedeva che Giuliano stava crescendo a tal punto da far pensare che sarebbe arrivato presto nei primissimi, probabilmente non il primo, ma comunque a ridosso dei primissimi. Probabilmente in quest'anno ha avuto una crescita forse superiore alle sue stesse aspettative, non alle tue a questo punto, perché tu questa cosa l'avevi detta, ci sono le registrazioni, era a novembre, credo. Sapevamo tutti che sarebbe arrivato a questi livelli, credo in pochi pensavano così presto, entro il 2012. Invece non solo è primo nel 2012, ma a questo punto è primo con distacco di fronte a Paolo Signorini, un giocatore che comunque quest'anno ha vinto sempre. Ma adesso è entrato proprio nello stanzino. È entrato nello stanzino. Giuliano, dici una parola perché allora, noi abbiamo sofferto tantissimo perché la partita non finiva mai. Adesso è finita. Chiudila tu questa diretta a chi meglio di te. Chiudo salutando tutti. Sono molto molto stanco, come penso anche Mirko. Sono le 10 di sera. E non lo so, forse la gara è bellissima. Tutte le gare sono bellissime. Però forse c'è da rivedere qualcosina, magari non fare gli spareggi, non so, vedere un attimino. Oppure non far gareggiare Mirko, adesso gliela dirò questa cosa e guadagniamo un'ora a prescindere. Sto scherzando, Raffaella, non scrivere niente in chat, sai benissimo che scherzo. E niente, era venuto Giuliano, aveva ancora le 4 bocce in mano, potete immaginare, ancora le doveva lasciare nello spogliatoio che tra l'altro è di fronte alla nostra stanza. Io, Dino, non so se ho risposto bene o male alla tua domanda, comunque Vabbè, questo hai è il risposto, puoi chiudere. massimo di quello che posso fare dopo, adesso ti dico quante ore di diretta, dopo 11 ore e 22 minuti di Ma diretta. hai qualche appuntamento già in programma per poter... No, spero di no. Spero che l'arbitro dice che è colpa sua Salutiamo anche perché... l'arbitro e salutiamo tutti gli amici e ripartiamo per l'Aquila noi, va bene? Un saluto a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di non tanto di vedere ma ascoltare tutte le nostre Sì. soprattutto divagazioni boccistiche e non, insomma, Sì, sì, sì. dico la verità, io mi sono divertito, questa è stata una bellissima compagnia con tutti quelli che erano dentro questa cabina di regia, Io anch'essa priva di finestre, come anch'essa tante priva di altre. finestra, però più larga di quella di Bazzano. Un saluto a tutti. Io sono costretto a ringraziarvi perché comunque sì, avete dato una grossa mano per lo scorrimento di questa diretta. Veramente vi siete alternati in 3, 4, 5, non so quanti commentatori abbiamo avuto oggi, casuali, mirati, che ci sono partiti da casa. Dino veramente è partito dall'Aquila proprio per venire a fare la seconda voce
di questa gara e tra l'altro aveva un solo giocatore iscritto, quindi le speranze di vedere i propri giocatori in gara non erano nemmeno tante. Invece Di Nicola, l'unico iscritto, è riuscito a vincere la gara. Ringrazio Davis che ha parlato fino adesso, ringrazio Leonardo Stacchiotti che è stato vicino a me, mi ha aiutato a spostare le telecamere, a fare determinate inquadrature. In certi momenti addirittura ha fatto la regia consentendomi di riposare per qualche minuto, cosa che sapete benissimo non succede mai. Se qualcuno ci ha visti lavorare in altre occasioni sa benissimo a cosa mi riferisco. Adesso ragazzi, chiudiamo la trasmissione perché veramente sono 11 ore, 24 minuti e 33 secondi, mi dice il timer. Chiudiamola veramente qui e cerchiamo di mettere a posto tutto quanto e stanotte torneremo a casa, non so a che ora. E comunque grazie per averci seguito, vi do le ultime notizie sulle statistiche. Siete stati 1460 i visitatori oggi. Grazie a tutti veramente di cuore e finché ci sarà la possibilità di fare queste dirette le faremo e possibilmente sempre meglio. Un saluto a tutti.